in Italy 2022, un'edizione particolare, l'edizione della ripresa, l'edizione della speranza, l'edizione che guarda al futuro. Valentino Di Campli, presidente del Consorzio di tutela dei vini d'Abruzzo. C'è una frase ricorrente in questa edizione del Vinitaly, che è quella di qualcosa sta cambiando, stanno cambiando tante cose. Sì, stanno cambiando tante cose, in un momento particolare della storia moderna in cui abbiamo dovuto affrontare una pandemia incredibile, poi le ultime vicende internazionali che ci tengono in apprensione, ma noi, ripartendo dalle nostre vicende regionali, dove abbiamo voluto trovare una strada per qualificare sempre di più i nostri prodotti, e nel corso delle presentazioni dei nuovi disciplinari nel mese scorso, la frase ricorrente da parte degli operatori, di chi era attento, dice: qualcosa finalmente sta cambiando in Abruzzo. E quindi niente, da qui noi ripartiamo dal fatto, in verità, che siamo in crescita da anni, e questa crescita però la dobbiamo consolidare e valorizzare soprattutto nel poter dare maggior reddito ai nostri produttori. Abbiamo chiuso il 2021 in crescita, e il 2021 addirittura superando i 200 milioni di euro di fatturato verso l'estero. Il 2022 è partito molto bene, gli operatori internazionali che sono venuti qui a trovarci sono stati decisamente superiori alle aspettative, considerando anche che il Covid è ancora purtroppo in corso, e anche le degustazioni che abbiamo fatto hanno avuto apprezzamenti soprattutto da operatori internazionali che conoscono sicuramente di più il nostro Montepulciano d'Abruzzo, ma hanno scoperto in tanti i nostri vitigni autoctoni, e poi una riscoperta per tanti del Trebbiano d'Abruzzo con la verticale dei 50 anni, che ha destato tanta anche sensibilità maggiore rispetto a un prodotto che non viene a livello internazionale soprattutto apprezzato per il valore che ha. Per cui molto positivo il Vinitaly, soprattutto guardando alle dinamiche internazionali su quei mercati dove riusciamo a lavorare con maggiore serenità. Davide Acerra, qui c'è una sala importante. Sì, Vinitaly entra nel vivo con gli operatori, tant'è vero che oggi, da questa mattina, questa sarà la prima degustazione, ospitiamo una serie di masterclass aperte ai buyer stranieri. Questa alle mie spalle è la prima dedicata, riservata agli operatori dell'Est Europa e del Centro Asia. Oggi più tardi avremo una degustazione con gli operatori africani, per la prima volta ospitiamo una delegazione africana. Domani proseguiremo con gli americani, i canadesi, insomma è un programma nutrito per cercare di fare incontrare domande e offerta, quindi le aziende abruzzesi, i vini abruzzesi, farli conoscere ai principali operatori esteri. Lorenzo Ruggeri, i vini abruzzesi visti dal suo punto di vista, lei ha appena guidato una degustazione. Beh sì, abbiamo appena finito una degustazione di 8 Montepulciano d'Abruzzo per una delegazione internazionale da tanti paesi dell'Asia, insomma anche paesi poco frequentati. Quello che abbiamo notato è che c'è un cambio di stile bello, insomma è il motto anche del padiglione dell'Abruzzo: qualcosa sta cambiando, e sta cambiando realmente nel bicchiere, l'abbiamo visto, se ne rendono conto sia il pubblico italiano che quello internazionale.
cosa sta cambiando? Quindi un approccio più delicato, quindi Montepulciano d'Abruzzo non è più e non deve essere per fortuna solo quell'idea di potenza, di concentrazione, di densità, ma oggi grazie anche al ricambio generazionale, perché c'erano tante aziende che hanno mandato, no, la nuova generazione, che sono più giovani di me, e i vini lo sentono perché sono pensati in maniera diversa, quindi c'è sì quella intensità, ma c'è anche un ritmo, c'è una bella acidità, c'è soprattutto, sta cambiando l'utilizzo dei legni, che devo dire è sempre stato il tallone d'Achille di alcuni vini d'Abruzzo, questa idea di fare un vino troppo forte. Il vino deve essere equilibrato per poi essere bevibile, e su questo aspetto c'è stato un grande cambio, un cambio vero, un cambio che si sente nel bicchiere, e la qualità media si sta alzando, e questo fa bene a tutta la regione. Lo vediamo soprattutto dai vini più giovani, quindi i vini in questo caso del 2020, del 2019, che sono fatti con una cura del dettaglio, con queste finezze che in passato non c'erano, su almeno anche sui vini giovani, quindi la qualità si sta allargando, sono vini sicuramente più contemporanei, quindi è bello vedere un motto che poi ha un riscontro nella realtà. Anche altri vini che ho assaggiato nel Padiglione dell'Abruzzo, anche sui bianchi, c'è un aspetto di vini che sono sempre più contemporanei, di un Abruzzo che finalmente esce un po' e capisce quello che sta succedendo in Italia, quello che sta succedendo all'estero, e poi lo riporta in regione. Quindi insomma, io a breve assaggerò tutti i vini poi per la guida, per il Gambero Rosso, ma insomma, diciamo, gli inizi e le avvisaglie sono molto buone. Quindi il vino d'Abruzzo promosso? Devo dire assolutamente sì. Una degustazione di annate storiche del Villa Magna DOC, una delle più piccole DOC d'Italia, che compie 11 anni, Katia Masci, un momento importante, al Vinitaly. Certo, è stata una presentazione anche, diciamo, ufficiale, perché da pochi anni siamo sul mercato, questo è l'11° anno di produzione, abbiamo la possibilità di presentare delle annate un po' più lontane nel tempo rispetto all'attuale. In più, ovviamente abbiamo prediletto il Vinitaly perché è una scena internazionale importante, per poter presentare un vino così piccolo, un territorio così piccolo come quello di Villa Magna, ma che ha a disposizione dei vini estremamente eleganti e importanti. Quante aziende fanno parte della Villa Magna DOC? Attualmente i produttori sono 7 le aziende produttrici, ci sono 2 cantine sociali e 5 aziende private che fanno parte di un'associazione di promozione del territorio e del vino Villa Magna DOC, che si chiama Generazioni del Villa Magna DOC, che oggi è stata rappresentata per intero. Gaudenzio D'Angelo, presidente dell'Associazione Italiana Sommelier, qui nello stand dell'Enoteca regionale, dove ci sono tantissimi vini in degustazione. Assolutamente sì, ormai è una tradizione, come tutti gli anni AIS è sempre presente, siamo sempre partner della regione in questo discorso dell'organizzazione del Vinitaly, che praticamente oramai per noi è diventato un connubio, penso, e indissolvibile, perché praticamente sono oltre 30 anni che c'è questa simbiosi tra AIS e Assessorato dell'Agricoltura e Consorzio e tutto quanto. Quest'anno si è ripartiti alla grande, praticamente con un numero di etichette addirittura aumentato rispetto alle altre edizioni, proprio c'è questa voglia di ripresa, questa voglia di riscatto. Il periodo forse di rallentamento che è successo per tutti ha portato anche a far riflettere le aziende, quindi sono usciti prodotti nuovi, sono usciti vini un po' probabilmente di tendenza, di moda, ma bisogna seguire il mercato, è giusto che ci siano anche quelli, insomma, quindi abbiamo avuto veramente belle esperienze con delle cose che normalmente da noi non esistevano, dei rosati molto leggeri magari, piuttosto che tante bollicine, insomma, quindi c'è una bella ripresa, quindi dopo lo stop mettiamo tutto nel dimenticatoio e ripartiamo alla grande. E poi quest'anno c'è stata anche il grande evento dei 50 anni di un vino che praticamente viene sempre sottovalutato. Noi abbiamo una grande risorsa che è il Trebbiano in Abruzzo, che lo associamo sempre a un qualcosa di... che la parola Trebbiano purtroppo in Italia raffigura vini non sempre al top, e allora il consumatore si avvicina poco al Trebbiano. Per noi in Abruzzo invece il Trebbiano è una grande realtà, e abbiamo dimostrato che il Trebbiano può essere invecchiato, abbiamo dimostrato che il Trebbiano può dare grandi soddisfazioni, diciamo. Quindi quest'anno i 50 anni di questa DOC va giustamente onorata, e lo stiamo facendo alla grande.